Buongiorno, un cazzo. Ma perché? Perché da gli affanculo e Oh. dimmi quando ce n'è. E perché? Perché sì, va Ma che piano. bel pigiamato, guarda che bel pigiamato, guarda che Sì, bel, tutti e due pigiamo. pigiamati, eh? Che bel pigiamatino. Fa una balletta di Di pelle, che? Una balletta di che? eccola Ma la lì. posso bucare tutta? Ta, 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 ta. No, non me Dai, la. ta, ta. Allora non c'è una che ci vuole me. Dai, la buco ta, 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 ta. Ah, non neanche fai per la stessa abitudine. Già incazzato il Già primo ci ha mattino. bucato le No, ballette. no, Ah! oggi facciamo per bene, anche perché facciamo fare due cosine insieme, vero? Niente, tu non fai né da fare niente. Oggi è lunedì. Fermo, fermo, tu sei pieno, è pieno, pieno, pieno del figa. Ma no, sta pieno, no, hai visto? Sì, Ma è tocca sbrigarci, pieno. tocca sbrigarci, tocca sbrigarci. E dopo una bella, bellissima doccia, un buon profumo. Io utilizzo Isagì, ragazzi, eccolo qua, vi lascio la mail. Questo è il 901. Sono anche altre fragranze. Ora ho tutti i tester che potete acquistare anche voi. E in settimana vi farò sapere. Ecco qua. Mandate una mail per saperne di più. Qualcuno è rimasto a piedi? Eh? Oh, qualcuno è rimasto. Oh no, sei rimasto a Oh, piedi? sì, Oh. fermate, Dio cane! Dici che vado No. via! No! Accesa? Eh? O no? L'hai accesa o no? Oh! Do il gas? Va bene? A riaccenno? Oh! Ma adesso spegnila, no? Sei La matto? spengo, la spengo. Mi fanno questo in via, va! La spengo, là! Oh! Contamola tutta perché ieri che hai combinato. Momenti da fuoco da casa. Dove sta la batteria? Non stava via, sta di là. Non è vero che momenti da fuoco da casa? Ma che Oh! dopo? Sì o no? È vero o no? Dici che non lavora. Manco grazie mi hai detto che ti ho Ma riacceso il se dico tuo grazie, ma ne da catorcio. Adesso il tuo rubi. catorcio è acceso. Adesso entro dentro, accelero, la tengo un po' accelerata. E dopo che fai? Niente, questo ormai si carica perché è nuova. E poi che fai? E Niente. dopo che fai? E Niente. dopo? La macchina non l'apri mai, E sta dopo sempre che fai? qui. Che fai dopo? Ma vaffanculo. Oh! Poi che fai? E da E giaffanculo, poi? e da giaffanculo, e da giaffanculo, e da giaffanculo, e da giaffanculo. Sa che di coglioni! Vaffanculo! Però ti viene da ridere, eh? Ah! È contento stamattina. Dopo! Dunque, coccodrilli, vi volevo augurare una buona giornata. Adesso si entra a lavoro. Ci vediamo dopo. Mi raccomando, belli carichi. Oggi è lunedì. Se iniziamo bene la settimana adesso, stiamo a cavallo, ma sono convinto di sì. Forza! Leggi un po', c'è scritto zero peli, va bene? Ma dove? Lì. Ma va bene sta cosa, zero peli? Ah, io nel Tu i suo. peli come invece li vuoi? Io adesso lungo 1 metro, dai. Oh, eccolo! Sei contento? Oh, E chi è? Marisa. Come chi è? Sono io. Non sei contento? Ma io mi sono andato allo specchio, mi guardo. Ma non sei contento? Tu, che sono qui. No, ma non sei contento se sono Ah, tanto. Quanto? Contento, tanto, tanto. Esprimilo con una faccia. Esprimilo con una faccia. Meglio, meglio. Meglio, È meglio. un'altra cosa. Meglio, Oh, meglio. meglio sto cazzo, vabbè? Ah, ma allunga il brotto a me. Allora mi fa incazzare. Meglio, fa meglio. Oh, fa un po' fa un meglio. po' È meglio. meglio cosa fa? Fa la faccia, Non lo quella so. bella. L'ho fatta prima, ridevo, quella Quella la fa. bella. O la piani? Quella più bella. Fa la Io faccia non più. ce l'ho mai questa, ce l'ho questa. Fa la faccia più Da chi bella. piace è questa, da chi non gli piace, Ma fa la faccia non più lo bella. guarda, è qua.
Fa la faccia più bella. Alla salute di quell'amico mio che ne scappa più perché c'ha la pandemia, che pure non si capisce sta panda di chi è, sia la mia o la tua. Comunque da me mi hanno dato questo, Francesco, il porchettaio stasera mi ha dato questo. E questo è con questo, sapete legge? È il sagrantino, alla salute! Ciao, e comprati a Rapao, e la macchina nuova comprati, che te lascia a piedi, l'hai visto? Salame, salute, ciao. Quanto è buona, che spettacolo, mamma mia, mamma mia, ciao. Oh. Quella robetta che ti ha dato Massimo, faccio piano, perché sennò ti riscappano i grappoli sul culo. E quella bottiglia, sono 3 mesi che me la fai vedere. E quella dopo ci mette l'altra vase, ci mette quell'altro. L'idea è di bere Sagrantino, però dentro ci ha messo il trilufaccio. E puzzè, tu sei il nemico numero uno. Ciao, ci vediamo! Ma che t'ha detto? Che vuole vedere? Come fai cantare? Che vuole vedere? Che voleva vedere o no? Me la fa la pasta in bianco. Io non cucino per fare pasta in bianco. Perché? Perché vai in mensa a mangiare la pasta in bianco all'ospedale. Cioè, io voglio la pasta in bianco per pranzo e lei mi fa sempre le cucine diverse. Una... Comunque sì, c'ha una caccoletta sul naso, me l'ha detto anche mamma. Però oh, è tutto live, io non mi sono accorto. Non è che vado a cancellare la storia perché ho la caccoletta sul naso, che mi frega. Io sono un fashion block, anche le caccolette sul naso a volte. Questi luoghi comuni, ecco, ciao piccolino. Questi luoghi comuni delle caccole, cioè, raga, fa schifo averci le caccole o fa schifo averci le emorroidi? A me sembra una cosa normale, insomma, ce l'abbiamo tutti, non è che è una cosa... Come non è normale? Non deve vergognarsi di queste cose, ragazzi. Se uno si deve vergognarsi, se si comporta male, se è uno stronzo, cioè, su queste cose, se c'è una caccola ogni tanto ti scappa le emorroidi, vuoi dire? E noi siamo abituati ma a vivere... Ma devi parlare di emorroidi adesso? Sì, perché siamo abituati a vivere... Ma cambia discorso, parla di qualcosa. No, perché la gente... siamo abituati alla perfezione, 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 che cioè queste cose anche vanno fatte vedere, perché uno fa sempre vedere la foto tutto bello, eh? No, fammi vedere anche le emorroidi e no, le caccole sul naso. Ho capito, però sono discorsi che comunque nessuno affronta perché si vergogna. Ma perché ci sarà una ragione, non l'affronteremo. Io l'affronto. Quindi ragazzi, se avete le caccole emorroidi, siete i numeri uno, grandi. Viva le caccole, viva le emorroidi. Tutto bene. Ah, sì, sì. Ma dove andà? Dove andà? Oh! Ma la palatrice! A me! Dov'è o no? Oh no! Dov'è? Vaffanculo! Do? Vaffanculo! Do? Oh! Vaffanculo! Coccodrilli! Ho postato quel video di 300k così, dal nulla, nemmeno l'ho riguardato, ho solo letto i commenti dopo un quarto d'ora, 20 minuti e vi voglio ringraziare perché veramente è fantastico. Si può vedere tutto quello che avete scritto e niente, veramente mi sapete fare emozionare. Poi ho fatto la diretta, ho parlato un po', di solito non è che parlo tantissimo, stavolta mi sono lasciato un po' andare, avete apprezzato moltissimo, la rifarò sicuramente e niente, ve ridico che vi voglio bene, ve ridico che veramente è bello passare questi momenti virtuali con voi perché siete unici, siete fantastici, siete la mia squadra. Ringrazio anche Fede Rossi, visto che mi ha taggato, lui non segue nessuno, ma è uguale, mi ha detto che mi guarda, quindi ciao Fede, buonanotte e ci vediamo. Ah, raga, l'ultima cosa, non vi incazzate se non vi rispondo a tutti o se non leggo o se... Cioè, io ragazzi sono una persona normale con 300.000 persone che comunque gli scrivono...
lo contattano e tutto quanto, ma io sono una persona normale, faccio un lavoro, sto 12 ore fuori casa, quindi se non vi rispondo non è per cattiveria, non perché non vi voglio rispondere, perché non ce la faccio, non ce la faccio a gestire la situazione, perché faccio anche altre mille cose, quindi pensate voi da soli con un esercito di 300.000 persone che vi dirò le cose, pensate a sta cosa, come fate? È impossibile, quindi abbiate pazienza, notte.